Ciao ragazze, oggi come promesso facciamo le nostre posture, posizioni yoga per tonificare l'ovale, il collo, ma non solo. Sono Martina Bindi, per chi non mi conosce, ho quasi 54 anni e da oltre 30 anni mi occupo di bellezza come estetista, ma non solo, ho fatto un bel po' di cosette negli anni. Allora, ci sono delle posture che sono davvero efficaci per il nostro ovale, semplicemente perché sono collegate, come ho spiegato in altri video, alle nostre catene muscolari, perciò alla catena anteriore, che contrasta la forza di gravità, e alla catena posteriore invece che mantiene tutto quanto sollevato, e alcune con le catene crociate che ci permettono poi di controllare tutti i movimenti di torsione, evitando le asimmetrie, quindi non so se vedete a volte un occhio più chiuso, uno più aperto, le rughe solo da una parte, la masticazione, ecco, che non va troppo bene. Ci sono un sacco di approfondimenti, poi se vi fa piacere ve li faccio vedere, perché in ogni postura i muscoli coinvolti sono davvero tanti e il nostro obiettivo sarà quello di tenere ogni posizione per almeno 3 respiri. Vi faccio vedere sempre anche la posizione un pochino più semplice, così che chiunque possa seguirmi. Iniziamo. È importante questa prima parte di spiegazione, quindi quelle che dicono troppe chiacchiere, vai subito al sodo. Su questa pagina, noi grandicelle, proprio perché grandicelle, vogliamo fare le cose consapevolmente. Quindi, io non sono un influencer, sono una persona che fa informazione utile, scientifica, sono una professionista, quindi spiego sempre quello che faccio perché non dovete fare delle cose solo perché le faccio io e casomai vedete che sono piuttosto in forma. Dovete fare delle cose perché ne comprendete l'importanza. Solo questo vi porterà al risultato. Iniziamo. Oh, se un po' di polemica, non sono contenta. Allora, ragazzi, si parte dalla consapevolezza, quindi posizione della montagna, si tengono le gambe leggermente, io mi trovo meglio a tenere leggermente divaricate, e questo serve proprio come base per farci percepire la nostra, diciamo, posizione, no? La nostra posizione nel mondo, come siamo posizionati nel mondo, quindi sentire se ho tensioni a destra, a sinistra, la posizione del collo, se sto troppo inarcata in avanti, indietro, quindi ecco, posizione, quindi ok, faccio un bel respiro. L'ideale dello yoga è sempre inspirare ed espirare dal naso, come una di voi mi faceva notare. Io non sempre ci riesco, primo perché devo chiacchierare mentre spiego, mentre faccio le posture o i movimenti, e secondo perché ho un po' di difficoltà, qualche problemino di salute nel mio sistema naso-gola. Allora, iniziamo subito e come sempre prima una scaldatina con il cacao. Butto fuori l'aria e contraggo, mi raccomando, risucchio l'ombelico, eh. Inizio con la prima postura, punto i piedi e vado nel cane a faccia in giù. Posizione ideale è tenere le gambe leggermente divaricate, quindi non proprio unite, fate conto un palmo della mano fra un piede e un altro, il tallone perfettamente appoggiato. E mi raccomando, la schiena dritta, non gobba dritta. Siccome il nostro obiettivo è quello di avere
di tenere la schiena diritta. Se avete difficoltà, quindi la vostra flessibilità ancora non vi permette di stare con le gambe flesse, andate nella posizione alternativa, ma è importante tenere sempre, vedete, questa zona perfettamente diritta. Chi ci riesce invece, questo è l'ideale. E lo teniamo per 3 respiri, perché dobbiamo proprio dare il tempo alle catene di distendersi e fare quindi quello che è l'obiettivo del video di oggi. Vado in avanti in plank, sempre con movimento molto controllato. I polsi sono all'altezza delle spalle, le dita delle mani ben aperte, e scendo piano e vado con il cane a faccia in su. Non vi preoccupate, perché ora vi faccio quello semplice. Sono qui con le gambe un po' flesse, scendo con le ginocchia, scendo e tocco il petto, il mento, e anziché salire tutta, salgo un po' e tengo per 3 respiri. Se invece faccio la versione però un pochino più difficile, voi nel frattempo rimanete nella posizione, ve la faccio rivedere. E rimango per 3 respiri. Bravissime. Sciogliete un pochino. Poi vado nella posizione del guerriero 1. Vado, giro, vedete, metto il piede non indietro così, ma lo metto così. E vado nel guerriero 1. Mi raccomando, la posizione deve essere sempre perfetta. Quindi non cercate per imitare me di forzare la schiena, di spanciare, no. Arrivate dove arrivate. Se all'inizio piegate poco la gamba o dovete tenerla più vicina, ora casco. O dovete tenerla più vicina, va bene così. Poi, quando sarete pronti a fare questo, ci arriveremo. Sempre 3 respiri. Consapevoli, sentite bene tirare tutta questa parte interna, tutta questa parte. Immaginate che state tonificando tutto il corpo. Scendo giù, torno di qua e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Posizione del piede corretta. E là, ci siamo? Mi raccomando, non dovete avvertire dolori, se non quelli di un muscolo che sta lavorando, e se avete patologie o squilibri, consultate sempre il medico prima di fare qualsiasi cosa. Ora scendo, torno un attimo nella posizione del cane a faccia in giù, faccio qualche passo, inspiro, butto fuori e scendo. Prendo aria, arrivo a metà, vedete, come una tavoletta, e poi potete prendervi le braccia, oppure se vi sentite più sicuri, avete paura di perdere l'equilibrio, toccate dove arrivate, arrivate, se arrivate qui va bene qui, dove siete siete, l'importante, l'obiettivo è quello di lasciar cadere il peso del tronco e della testa verso il pavimento, così da distendere completamente la nostra catena posteriore. Perché è importante? Perché quando io distendo la mia catena posteriore, che è sempre in costante tensione, permetto alla catena anteriore, quindi quella davanti, di tonificarsi e di sollevare tutta la mia pelle e le mie cicce. E lascio cadere proprio il peso
Questa è una meravigliosa routine che si può fare, andrebbe fatta tutti i giorni, soprattutto il pomeriggio. Io di solito faccio, abbiamo finito, mentre vi spiego fate un po' di respirazione. Io di solito faccio le attività un pochino quelle più energiche, i vari esercizi che vi faccio vedere di tonificazione o alzare i battiti al mattino. Invece questo dalle 5 in poi è meraviglioso perché ci permette poi di dormire meglio, di non andare a letto con tutte le tensioni addosso, oltre ovviamente al nostro obiettivo principale che è quello di essere meravigliosamente toniche e funzionali. Respirone e ringraziamo noi stesse per esserci volute bene ancora oggi. Anche oggi, no, ancora oggi. Un abbraccio, alla prossima!